Nuova vita a circa 450 tra stazioni in disuso e linee ferroviarie dismesse. Il protocollo d'intesa firmato da FS Italiane e Banca Etica permetterà di finanziare e attuare progetti per la riqualificazione e riuso sociale, ambientale e culturale di queste realtà ormai inutilizzate. Credo che l'unione dello spirito di Ferrovie, che ormai da molti anni è sicuramente campione nazionale nel comodato d'uso di spazi per le associazioni e il lavoro importante di Banca Etica, produrrà un risultato molto importante per le associazioni che meritano tutto il nostro sostegno. Conosciamo il terzo settore e quindi il mondo del volontariato, delle associazioni che ogni giorno riqualificano ambiente e territorio, e sappiamo valutarli, sappiamo valutare l'impatto dei loro progetti. E quindi rispetto a questo progetto noi potremo fare due attività: uno, aiutare Ferrovie dello Stato a selezionare i progetti, e due, fare quello che è il nostro lavoro tipico, cioè la banca che finanzia con il credito progetti realizzati in questi beni immobili. Un'altra attività un po' più originale, che facciamo ormai da un paio d'anni, aiutare questi progetti a crescere coinvolgendo i cittadini attraverso il crowdfunding. Così questi luoghi non più funzionali alle attività delle ferrovie potranno rinnovarsi nel rispetto delle esigenze sociali, ambientali e culturali del territorio e secondo i principi della finanza etica.